Ciao, sul mio canale, se andate nella sezione playlist, troverete un corso di Grease Pencil diviso in due moduli. Corso di Grease Pencil 2.8 modulo 1, corso di Grease Pencil 2.8 modulo 2. È giunta l'ora di aggiornare questo corso e quindi adesso farò dei nuovi video che andranno a spiegare di nuovo da zero le informazioni su Grease Pencil, però basandomi sulla versione 3.3 di Blender. Blender è un software gratuito che potete scaricare dal sito blender.org nella sezione download. Il software è disponibile per Windows, per macOS, per Linux ed è possibile scaricarlo in diverse versioni. Sempre sul mio canale trovate, oltre a tutti i video, vedete questo, si chiama Cos'è Blender Grease Pencil? E volendo, grazie a questo video, potete dare un'occhiata a quali sono i principali argomenti per aver voglia di utilizzare questo strumento Blender Grease Pencil. Uno dei motivi più tipici per utilizzarlo è quello di fare delle animazioni tradizionali in 2D e quindi è possibile semplicemente disegnare se, soprattutto se avete una penna. E per esempio disegnare fotogramma dopo fotogramma delle animazioni. Potete vedere un esempio nel quale nel giro di una decina di minuti realizzo l'animazione di una goccia che cade, un classico insomma dell'animazione 2D, un esempio veloce di quello che potrebbe essere l'uso di Blender Grease Pencil. Si può disegnare e nello stesso tempo avere in sovraimpressione i fotogrammi precedenti e successivi. Questo è l'uso più semplice e anche più simpatico, se vogliamo, di Blender Grease Pencil. Tra l'altro, poi questo tipo di animazioni possono essere inserite all'interno di scene tridimensionali e quindi si può mettere sopra ad una normale animazione in 3D. In questo caso sto disegnando appunto fotogramma per fotogramma vari momenti. Vedete qua sotto ci sono questi rombi che indicano i fotogrammi che sono stati disegnati. Questo primo disegno è veramente davvero davvero veloce di costruzione e di prova. Quando l'animazione è pronta, comunque possiamo andare ad aggiungere dettagli. In questo caso semplicemente sono andato a fare un ulteriore passaggio su tutti i fotogrammi per aggiungere dei colpetti di luce, si può andare a migliorare il disegno precedente, quindi non siamo bloccati dal fatto di averlo già disegnato, ma possiamo tornare indietro e ovviamente, essendo all'interno di Blender, possiamo andare a lavorare sullo sfondo e anche aggiungere tutta una serie di effetti automatici che permettono, ecco, come per esempio, di avere questa brillantezza di poter avere delle ombre già generate. E quindi, insomma, una volta realizzata l'animazione, poi è anche possibile fargli delle modifiche. Per esempio, adesso questo è un modifier che si chiama Semplifica. Ecco che la mia animazione della goccia che cade è diventata spigolosa. Andare a cambiare lo spessore delle linee, la linea può diventare più grossa, più sottile. Vedete, posso andare a cambiare i colori, quindi è uno strumento estremamente potente ed interessante. Rispetto ai video che troverete nel corso precedente, quelli che farò sono molto più brevi, cercherò di rimanere sotto i 10 minuti per ognuno, nell'ordine dei 5-10 minuti, in maniera tale che sia anche più facile trovare gli argomenti puntuali dopo, quindi probabilmente ce ne saranno di più e saranno più brevi. Non voglio rifare del tutto le cose come le avevo già fatte. Per chi proprio non conosce per niente Blender, può partire ugualmente dal vecchio corso perché è strutturato per poter essere guardato anche da persone che non conoscono assolutamente Blender. Mentre invece questo nuovo aggiornamento che faccio è pensato per chi ha già un po' di dimestichezza con Blender, perché al giorno d'oggi si trova decisamente molto materiale formativo per cominciare ad approcciarsi a Blender. Quindi in questo aggiornamento del corso partirò per delle persone che già un pochino conoscono Blender, passeremo appunto a vedere gli elementi specifici di Blender Grease Pencil, e quindi come integrare questi oggetti all'interno delle normali scene. Quindi vi invito a seguire, cercherò di essere costante con gli aggiornamenti sul canale, cercherò di essere utile sia per chi ha già seguito le altre lezioni, e sia invece per chiunque sia nuovo e quindi vuole partire direttamente con queste qui nuove e non ha mai visto le precedenti. Grazie, alla prossima!